Paura, diffidenza, dolore, sono molti i sentimenti che si possono leggere negli occhi delle persone che tutte le sere si avvicinano al furgone bianco dell'associazione Raggi di Speranza in stazione per avere qualcosa da mangiare, una parola di conforto. Succede ormai da alcuni anni, prima dentro la stazione ferroviaria di Pistoia, ora all'esterno, in un flusso di persone che non conosce sosta, in inverno come in estate, con numeri in continua crescita. Oggi sono circa 50 coloro che, quasi ogni sera, ricevono un piatto di pasta caldo, del pane, dell'acqua da bere, una parola buona. Vengano anche da Montecassino, Prato e Firenze, perché dicono che lì nel luglio e agosto non danno quasi niente, il sabato non c'è niente, il giovedì non c'è niente, perché io cerco di capire, dico, ma perché venite qua? Noi siamo volontari, non si può dare, non si può accogliere tutti, ma loro dicono, ma insomma un piatto di pasta, almeno abbiamo un punto di riferimento, lì o magari ci danno solo un panino, però il giovedì e la domenica non c'è niente, e quindi noi cerchiamo di fare del nostro meglio, però per ora ce la facciamo. Il suolo pubblico pagato dall'associazione non è però sufficiente a raccogliere tutti coloro che di passaggio, ma anche pistogliesi senza fissa dimora, arrivano. Tanti sono giovani, alcuni giovanissimi, altri più grandi, con alle spalle storie di disagio e dolore, cui rispondono i volontari dell'associazione. Decine di persone che in una rete di solidarietà non fanno mai mancare la loro presenza. Non è più il clochard di una volta, il vecchio, il barbone, cioè ora sono tanti giovani, tanti ragazzi che hanno perso il lavoro, la casa, la famiglia, che non hanno più punti di riferimento. Il mondo, cioè come ho detto prima, è un microcosmo che non ce ne accorgiamo e esiste. Qui esisteva un mondo invisibile che la città non riusciva o non vedeva o forse faceva finta di non vedere. Ecco, Maria ha il pregio, e l'associazione ha il pregio di essere riuscita a intercettare le energie positive, quelle del volontariato, e di averci messo le grandi capacità umane che in qualche modo lo vediamo tutti, lo vediamo qui tutti i giorni, riescono a dare un'accoglienza. C'è qualche storia che è finita bene in questi anni? Sì, ci abbiamo diverse storie finite bene. Io ho scritto anche su un articolo sui quotidiani Tirreno, Nazione, proprio elencando tutti quelli che hanno trovato lavoro, che hanno ripreso in mano la propria vita e quindi sono usciti qui dalla stazione. E questo è quello che a noi ci ripaga di continuare ad andare avanti.